Cuzzolo con noi. Buonasera. Ciao, buonasera, buonasera Antonio. Allora, diversi episodi in questa giornata, soprattutto nel primo tempo, no? Un attimino in salita, perché insomma c'è stato anche un gol annullato, quello a Sapone, e anche un qualcosa di reclamato sempre in casa Reggio Mediterranea per un presunto non rigore non fischiato a Piemontese, che poi ha deciso la sfida comunque con una sua marcatura. Sì, diciamo che oggi è stata designata una terna arbitrale e sicuramente non all'altezza della situazione, quindi il gol annullato per un presunto fallo di mano che forse solo il Guardialini ha visto, è un rigore, uno su tre rigori netti, diciamo, questo è stato proprio eclatante, non fischiato su Piemontese. E comunque possiamo dire tranquillamente che Parisi oggi è stato il migliore in campo, quindi questo la dice tutta, soprattutto nel secondo tempo ha deciso di fare le barricate davanti alla propria porta e quindi non c'è stato niente da fare. Sì. Però le occasioni ci sono state, Marino ha fatto un'unica parata decisiva e poi tutto il resto insomma ordinaria amministrazione. Serviva a rispondere a quella che è stata la vittoria di ieri del San Luca per la Reggio Mediterranea, un po' a parti inverse rispetto a settimana scorsa. Voi siete andati a vincere in casa della Vigor, mettendo un attimino di pressione al San Luca che andava a giocare con il Bocale. Oggi in questo weekend è successo un po' il contrario, ho visto l'anticipo che c'è stato per appunto favorire l'impegno in Coppa Italia del San Luca. Ma sì, questo ormai, come dicevo anche ieri sera ad Emilio, è un campionato che si avvia a diventare un testa a testa fra San Luca e Reggio Mediterranea, perché qualcuno ci dava per morti dopo il pareggio con la Morrone, la sconfitta di Soriano, la squadra però è riuscita a reagire in maniera egregia a quello che poteva essere un momento di scoramento, e quindi secondo noi siamo convinti che fino alla fine arriveremo con questo testa a testa così continuo e costante che c'è fra sì. Noi e il San Luca. Vincenzo. Sì, buonasera. Intanto devo segnalare che anche Piemontese è salito nella classifica, insomma oggi ha segnato, ne ha fatti pochini gol, lui non è abituato a pochi gol, oggi è salito a 7 gol, sì. Ciccio Piemontese. Al di là di tutto, sicuramente Piemontese è l'arco aggiunto in queste ultime 7 partite per questa squadra, ma dov'è che ci può essere l'intuito di capire dove si potrebbe rompere questo equilibrio? Ma guardi Vincenzo, questo sinceramente è difficile da capire, perché quando si arriva da seconda in classifica, un punto dalla prima, anche se si va a giocare con la squadra che non ha più nulla da chiedere al campionato, è normale che la squadra che è di fronte cerca sempre di dare il massimo, e quindi noi sicuramente sono dei calcoli che non andiamo a fare questi per capire cosa potrebbe succedere, cerchiamo di giocare domenica dopo domenica con la stessa intensità che mettiamo con qualsiasi avversario abbiamo di fronte, e poi si vedrà. Purtroppo questo calendario ha fatto questo scherzo quest'anno, che ha riservato proprio all'ultima gara di campionato quella che potrebbe essere la sfida decisiva proprio a San Luca, e quindi noi speriamo di non arrivare a quella partita ed affrontarla in maniera definitiva, ecco. Però ripeto, con questo equilibrio che c'è quest'anno è difficile capire dove si potrebbe fare il passo falso, o noi o loro. Poi guardiamo anche oggi la Vigor che perdeva a Scalea, e da quello che mi dicevano lo Scalea ha avuto una merita di occasioni, poi la Vigor ha vinto 2-1 nonostante fosse in 10, quindi è un campionato veramente equilibrato che non ti permette di fare calcoli, assolutamente.
Quindi insomma un campionato molto equilibrato in cui non bisogna fare calcoli, un campionato, Vincenzo, lo chiedo anche a Cuzzolo, chiaramente che vede il San Luca anche impegnato in Coppa Italia, questo non so se potrà distrarre ulteriori energie alla squadra di De Angelis o meno da qui in avanti. Io direi sì, è chiaro, è sempre un impegno, però il San Luca insomma ha una cosa abbastanza ampia, poi ampiamente gestire sia uno che l'altro, poi secondo me no, più che energie fisiche sono energie mentali, sì, quando, in questo caso da gestire nel migliore dei modi, però ci sono questi due incomodi, ecco, volevo arrivare a questo, che sono tra virgolette insomma il Sersale e la Vigor Lamezia, che insomma sono lì, non sono molto lontani e hanno qualche scontro diretto che insomma possono andare anche a decidere questo campionato in un certo qual modo, ecco. Sì. Non è una lotta a due al momento, Ma non nel senso che non è una lotta a due, quindi insomma Cuzzolo sì, è d'accordo, anche Sersale e Vigor, ancora soprattutto quel Sersale di ieri che è riuscito a ribaltare l'Isola Capo Rizzuto, ha avuto la forza, la capacità di dal 2-0 a portarsi sul 3-2. Ma guarda, io credo che, per un pensiero mio personale, la lotta alla vittoria del campionato è riservata a due squadre. Ecco. Nonostante sia Sersale che Vigor, sono due compagini di grandi qualità, però ormai io credo che, oddio, nel calcio tutto può succedere, siamo stati ormai abbiamo assistito tante volte a dei capovolgimenti che nessuno si aspettava, però non credo che ci possa essere un'intromissione di una ulteriore società a quella che potrebbe essere la prima posizione in classifica di questo campionato. Poi ripeto, tutto può succedere, quindi, perché il pallone è tondo e quindi alla fine, però oggi come oggi io credo che ormai gli attori principali di questo campionato per la vittoria appunto schiacciante sono San Luca e Reggio Mediterranea, quindi non me ne vogliono gli amici di Sersale e di Lamezia, però sì, però vabbè, un'opinione, sono considerazioni. I numeri lasciano pensare questo, poi vedremo, perché io sono sempre del parere che sempre il campo poi a dare l'ultimo responso, e quindi diciamo che a sette partite alla fine è difficile recuperare 6-5 punti, insomma, ecco questo. E appunto era questo il concetto. Sì. Fossero stati 2-3 punti, ancora si parlava di possibile fastidio che avrebbero potuto dare a San Luca e Reggio Mediterranea, ma insomma i punti a sette partite alla fine sono tanti, quindi credo che, però staremo sì, a vedere l'evolvere di questo campionato, che quest'anno possiamo dire è veramente un campionato avvincente, un campionato bello, certo, proprio perché manca la squadra che può essere stato il Log degli anni fa, l'Isola, il Corigliano stesso lo scorso anno, la squadra ammazza campionato, quindi prossimo turno decisamente più alla portata per la Regione Mediterranea, anche se tra virgolette, perché il Trebisa c'è chiaramente ancora la possibilità di giocare i play-out, quindi voglio dire, vuole abbandonare quest'ultimo posto e metterà tante energie in campo, però viste le forze, visto che il San Luca affronterà l'Isola Capo Rizzuto, voi in casa del Trebisa sulla carta dovreste avere maggiore facilità a uscire positivamente, con un risultato positivo da questo turno. Dalla trasferta del San Luca vi aspettate qualcosa? Ma guarda Antonio, io credo che queste sono le partite che vanno prese più con le pinze, perché sono squadre che hanno necessità di fare punti, sono squadre che ti affrontano a viso aperto e possono metterti in difficoltà. L'Isola quest'anno è stata una rivelazione, perché sinceramente non credo che tutti gli addetti ai lavori si aspettavano di vedere un'Isola in queste condizioni, ma anche il Trebisacce, perché il Trebisacce insomma è stata sempre la squadra d'eccellenza che ha viaggiato nelle zone alte delle classifiche, quindi quest'anno vederla in fondo è veramente una cosa strana. Però queste sono
sono le squadre che quando le vai ad affrontare ti mettono in difficoltà, perché ripeto, giocano a viso aperto, hanno necessità di fare punti, io parlo oltre bisacce, e quindi non ti dà punti di riferimento, e sicuramente non bisogna sottovalutare questa compagine. Sì. Quindi noi andremo a Trebisacce con la consapevolezza che andremo a rincontrare una squadra che sicuramente ci metterà in difficoltà. Sarà a noi poi riuscire a fare il risultato e mettere in campo la forza che quest'anno la Regione Mediterranea ha tirato fuori un po' tardi, ma è riuscita a tirare fuori.